Ciao ragazzi, benvenuti. Oggi parliamo di Dinamiche sulla batteria. Oggi voglio spiegarvi un attimino come funzionano e il perché sono così importanti. Maestro, una volta non mi ricordo se Furian o qualcun altro, forse proprio lui, comunque mi disse che la batteria aveva un problema in confronto agli altri strumenti, cioè aveva poche note. E in effetti è vero, se noi pensiamo a una chitarra, se noi pensiamo a un pianoforte, hanno tantissime note. E quindi lui mi disse il fatto è che bisogna trovare un qualcosa per riuscire a compensare a quella mancanza di note con la batteria. Quindi una delle cose che la batteria ha più di tutte è la dinamica. Noi possiamo suonare da veramente pianissimo a fortissimissimo. Quindi oggi ho deciso di montare la batteria solo con 3 pezzi: Charleston, rullante e cassa, che non vedete, ma vabbè, ovviamente c'è. Quindi oggi ve lo voglio far vedere soprattutto sul groove. Perché? Perché se noi suoniamo un groove piatto, cioè se noi suoniamo un groove così, ok, va bene, ci può anche stare. Però se suoniamo tutto così, se suoniamo i passaggi così, se facciamo, non va, sembriamo una macchinetta. Quindi noi possiamo suonare anche sempre lo stesso groove, quello che stavo suonando adesso, ma cambiare le dinamiche. E mantenendo lo stesso groove, mantenendo gli stessi colpi, il ritmo cambierà completamente. Potremmo farlo cambiare in tantissimi modi. Oggi vediamo proprio questa cosa qua. Allora, prendiamo proprio pezzo per pezzo. Per prima cosa, la cassa è quella che tra tutti è un po' meno dinamica. Nel senso, nei ritmi che vediamo oggi, soprattutto ritmi funk, ritmi rock, la cassa di solito comunque è sempre abbastanza menata. Passiamo al rullante. Il rullante è uno dei tamburi più dinamici. Oggi voglio dividere le dinamiche del rullante in 3 diverse, cioè le ghost, cioè i colpi piano, i colpi normali, diciamo, e i rimshot, che sono i colpi ancora più forti, cioè quelli in cui si suona pelle e bordo insieme. Ovviamente poi il rullante ha molti più ingredienti di questo, nel senso, se andiamo a vedere tutte le vie di mezzo tra il rimshot e il colpo normale, tra le ghost e il colpo normale, ci sono tanti tanti più suoni, tante più dinamiche che il rullante. Però io di solito per il groove uso più o meno queste 3 possibilità: rimshot, normale e ghost. Quello che dobbiamo fare adesso è praticamente andare a suonare un groove normale con Charleston in ottavi, cassa sull'1 e sul 3 e il rullante che fa cose. Cosa vuol dire? Dobbiamo incominciare a improvvisare. Vi faccio vedere così capite subito. Questo è un groove a macchinetta proprio, però adesso tenendo uguali cassa e Charleston andiamo a modificare, cioè andiamo a usare gli ingredienti che abbiamo, quindi il rullante non sarà più tutto uguale, ma potremo decidere se fare ghost, colpi normali o rimshot. Attenzione, io di solito in base alla canzone che suono, in base al posto in cui suono, decido per prima cosa se usare rimshot o usare rullante normale e poi uso il ghost. Quindi adesso io scelgo di usare il rimshot, quindi userò rimshot e ghost, questi 2 ingredienti. Faccio sempre lo stesso ritmo che ho fatto prima, ma stavolta il rullante suonerà diversamente. In questo caso cosa ho fatto? Sono andato a mettere il primo dei due come ghost e il secondo come rimshot. Provate un po' di possibilità e soprattutto all'inizio, mi raccomando ragazzi, fatelo continuato, nel senso fate sempre la stessa cosa. Poi man mano che andate avanti incominciate a improvvisare tenendo però sempre quello schema ritmico lì. Mi raccomando ragazzi, state attenti alle ghost in ottavi perché sembrano sempre semplicissime, sembrano sempre una cavolata pazzesca, poi non sono così semplici e ci va un po' di lavoro. Poi ovviamente andando avanti il groove diventerà sempre più difficile, fatelo sempre più difficile, ad esempio. Questo è il groove iniziale, improvvisiamo un po'. Thank you.
Quindi mi raccomando, questi esercizi fateli prima a macchinetta per capire bene com'è la melodia, per capire com'è la ritmica del rullante, poi incominciate mettendoci un po' di ghost e un po' di rimshot, poi un po' di ghost e un po' di colpi normali e pian pianino vi create i vostri groove. Il charleston invece è uno dei più dinamici, perché per prima cosa si può aprire, quindi possiamo suonarlo chiuso o aperto, e già due tipi di dinamica diverse. Poi lo possiamo aprire di più, di meno. Tra l'altro, ecco, oggi vi do un'infarinatura sul charleston, nel senso vi faccio capire quanto è importante il charleston e il groove e il perché. Poi potrei fare in effetti un video in cui vi spiego tutti i suoni del charleston, perché un charleston solo può fare veramente tantissimi suoni. Quindi se siete interessati scrivetemelo qui sotto nei commenti e potrei farlo in effetti. Quindi io adesso ho il mio charleston in ottavi. Come lo posso suonare? Allora, per prima cosa posso suonarlo in tre modi diversi senza cambiare nulla con le mani. Incominciamo suonando il charleston alzando il tallone del piede. Abbiamo quindi tutta la gamba che va a pesare sul charleston e quindi il suono del piatto risulterà molto molto secco. Se invece lascio il tallone a terra avrò un suono diverso, un pochettino già più pastoso. Il terzo modo invece è quello normale di aprire il charleston, cioè alzare un pochettino la punta. Mi raccomando, non suonate mai, o comunque se dovete suonare un groove normale, non suonate mai col charleston troppo aperto, apritelo un pochettino da fargli fare questo suono qua, perché sennò questo suono qua non è bellissimo. Però basta suonare a macchinetta questo charleston, mettiamogli gli accenti. Abbiamo due possibilità sugli ottavi: mettere gli accenti in battere o mettere gli accenti in levare. Se mettiamo gli accenti in battere verrà un suono un pochettino più rock, se mettiamo gli accenti in levare verrà un pochettino più funky, un po' più dance. Sentite? Questo è molto rock, se apriamo un po' il charleston lo è ancora di più. Se invece inverto avrò un suono più funky, più dance. Quindi vi ho dato un sacco di modi per suonare il charleston. Adesso voi createvi un groove, prima molto semplice, poi sempre più difficile. Ad esempio, che ne so. Ovviamente per riuscire a fare i groove, soprattutto gli ultimi, cioè quelli con gli accenti o in battere o in levare, ci va un pochettino più di coordinazione. Quindi questa è la cosa proprio da studiare, perché finché teniamo il charleston sempre uguale è più semplice. Poi quando dobbiamo fare gli accenti diventa più difficile. Quindi è da studiare. Proprio per questo vi dico, partite con un groove semplice all'inizio. Non preoccupatevi, non vogliate fare subito i super fenomeni a partire con i groove difficilissimi. Calma, poi ai groove difficilissimi ci arriverete. Io non ci sono ancora arrivato, però va bene. Quindi il video di oggi termina qui. Spero sinceramente che questo video sia stato utile, perché soprattutto adesso mentre lo stavo registrando ogni tanto dicevo, ma chissà se questo video è utile o è una cavolata. Quindi fatemi sapere qui sotto nei commenti se vi è stato utile. Andate sui miei social, andate sul sito Castium e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!